Qua trattiamo di un tema che riguarda il nostro piano ambientale energetico regionale, riguarda il nostro modello di sviluppo regionale. Partiamo da una piccola iniziativa immediatamente realizzabile, che è quella di rendere autosufficiente energeticamente il nostro arcipelago toscano, prevedendo interventi per l'efficientamento energetico e per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per un piano per la mobilità sostenibile al 100% elettrica. Questo è un atto di grande responsabilità e chiedo l'unanimità a questo atto. Sarebbe un segnale importantissimo. A fronte dell'esito referendario, da oggi riparliamo di energia con un progetto immediatamente attuabile. Arcipelago toscano 100% rinnovabile, 100% elettrico e autosufficiente 100%. Io voglio far notare al collega Giannarelli che ci piace come progetto, ma ci piacciono i progetti realizzabili. Anch'io vorrei la pace nel mondo, vorrei anche l'abolizione del bollo auto, vorrei anche un sacco di cose. Questa roba non si può fare. Ma come la facciamo? Ma siamo onesti, ma davvero? Ma davvero? Cioè, facciamo cose che possiamo fare, ce n'è tante di cose che non vanno in Regione Toscana, una miriade. Ma io non mi posso mettere a votare un atto e prendere in giro i cittadini dell'arcipelago perché li prendo in giro su un progetto che non può essere realizzato. Facciamo subito un elenco delle isole 100% rinnovabili nel mondo. Tra l'altro invito la collega Montemagni a studiarsi l'ultimo rapporto di Legambiente datato luglio 2016. Kodiak, Alaska, Hawaii, King e Tokelau neozelandesi, Scozia, quattro isole, la Giamaica, le Azzorre, Capoverde, Sumba, Tilos in Grecia, le Canarie con El Hierro, Aruba e Bonaire, Samsø, Bornholm, White di Inghilterra, eccetera, eccetera. Sono più di 20 le isole in tutto il mondo che sono 100% rinnovabili. Diciamo che è un dovere per chi è qua dentro, nelle istituzioni, rappresentare anche uno sguardo verso il mondo, che spesso qua dentro mi sembra che manchi.